Tipo l'audio? Quattro. Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo anticipato la nostra solito punto stampa perché abbiamo una serie di riunioni nel pomeriggio e quindi abbiamo ritenuto che non fosse corretto farlo troppo verso sera e quindi alle 4:30 ci troviamo. Qualcuno ci chiede buone notizie, di partire con delle buone notizie, allora partiamo con alcune notizie positive. Uno dei più grossi problemi che abbiamo sono quelli delle mascherine, dei dispositivi di protezione individuale che ci chiedono nelle farmacie, ci chiedono i servizi pubblici, le forze dell'ordine e i singoli cittadini. Come sapete è molto complicato recuperarle e allora ci siamo un po' ingegnati nello stimolare le nostre aziende a produrle. Di tutto questo se ne è occupato e se ne sta occupando Raffaele Cattaneo, l'assessore Raffaele Cattaneo, che ringrazio moltissimo perché al di là della sua delega di competenza ci ha dato la disponibilità a occuparsi in maniera fattiva di qualche cosa e con la sua solita efficacia, competenza e capacità nel giro di pochissimi giorni è qua a dirci qualcosa di molto positivo. Raffaele. Grazie, grazie Giulio, grazie Assessore Gallera. Credo che dobbiamo tutti un ringraziamento all'Assessore Gallera che è in prima linea dal primissimo momento, ha fatto un lavoro straordinario. Io sono stato coinvolto in questo lavoro di prima linea da lunedì mattina, dopo la giunta, perché anche a causa del fatto che il nostro collega Alessandro Martinzoli, a cui approfitto per mandare il più caloroso augurio perché si possa riprendere al più presto, sta un po' meglio ma sta ancora combattendo. Era fuori gioco proprio per la malattia. Sono stato incaricato di coordinare che cosa? Di coordinare il tentativo di costruire una filiera lombarda e italiana di produzione e di distribuzione, di fornitura di mascherine chirurgiche e altri dispositivi di protezione individuale. Dovete sapere che questi dispositivi vengono prodotti soprattutto all'estero, che devono essere certificati perché così dispone la norma e che prima di questa emergenza vedevano nel nostro territorio solo due o tre imprese con la certificazione e la produzione in corso. E dunque queste imprese ovviamente sono state messe subito a lavorare al massimo della loro capacità produttiva, su tre turni, ci stanno fornendo prodotti di qualità, ne vedete qualche esempio. Su cui abbiamo voluto anche che ci fosse il marchio Regione Lombardia. Queste sono mascherine, tecnicamente si chiamano FFP2, sono quelle che proteggono anche dal contagio dall'esterno, particolarmente utili, per gli operatori sanitari. E qui vedete alcuni esempi delle forniture che avremo già da lunedì di queste mascherine con un packaging Regione Lombardia, prodotte dalla BLS, che è una delle imprese già in grado di fare i migliori standard di qualità questo lavoro. Però, come dicevo, le imprese che già facevano questo non sono sufficienti e allora abbiamo messo in moto una sorta di chiamata alle armi del nostro sistema industriale produttivo lombardo, chiedendo a molti se fossero disponibili a dare una mano, un contributo, riconvertendo parte dei propri impianti, parte della propria attività per dare un aiuto nell'emergenza producendo le mascherine e i dispositivi. Hanno risposto tantissime imprese, noi abbiamo avuto in una settimana segnalazioni da almeno 300 imprese sulle mail, varie mail di Regione Lombardia. Da qualche giorno abbiamo attivato anche una mail dedicata che è dpicoronavirus@laregione.lombardia.it. Circa 200 hanno contattato direttamente il Politecnico di Milano. E c'è in collegamento con noi il rettore del Politecnico, professor Resta, a cui tra un istante darò la parola, e un centinaio sono state coinvolte dalle associazioni di categoria, in particolare da Confindustria Lombardia. E questo ha permesso di mettere in una settimana i mattoni di una costruzione, di una nuova filiera di produzione e di fornitura, grazie a questo slancio straordinario. Ovviamente non tutti coloro che si sono proposti erano in condizioni di fornirci materiale idoneo e io questo lo voglio sottolineare. Attenzione, non tutte le mascherine, non tutti i dispositivi di protezione vanno bene. Proteggono realmente solo quelli certificati e
E oggi c'è da questa settimana una deroga prevista dal decreto del 17 marzo, il decreto numero 18, che prevede la possibilità di distribuire e utilizzare anche prodotti non certificati, purché vengano autocertificati e poi riconosciuti idonei per le mascherine chirurgiche dell'Istituto Superiore di Sanità per i dispositivi di protezione dall'INAIL. Noi però avevamo già avviato un percorso lombardo di verifica delle caratteristiche di qualità con il Politecnico di Milano, che ormai da quasi 2 settimane sta conducendo prove per verificare quali materiali e quali dispositivi sono idonei. E allora io chiederei al professor Resta, Ferruccio Resta, rettore del Politecnico, che è collegato con noi proprio dai laboratori del Politecnico. Io voglio ringraziare con lui il professor Sala, il professor Guardone, che sono stati preziosissimi in questi giorni, perché ci raccontino il lavoro che stanno facendo. Grazie, grazie a tutti, grazie Raffaele, grazie Giulio. Allora, noi da 2 settimane abbiamo allestito una serie di prove nei laboratori, coinvolgendo i colleghi del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali, i colleghi del Dipartimento di Energia e i colleghi del Dipartimento di Chimica Materiale e Ingegneria Chimica Giulio Natta. Abbiamo fatto un team, una task force dedicata a questo tema. Sono state allestite 3 banchi prova, le prime per misurare il salto di pressione, le seconde la capacità filtrante, quindi la capacità di trattenere particolato, e la terza la capacità di filtrante di carica batterica. Da una settimana questi laboratori stanno lavorando continuamente, devo dire anche spesso nel weekend e durante la notte, perché abbiamo ricevuto con uno sforzo incredibile da parte delle aziende più di 50 campioni, più di 50 materiali che sono arrivate al Politecnico. Sono materiali, sono provini, sono delle pezzature di diversi materiali che noi sottoponiamo a delle prove via via più severe. Da questi materiali siamo riusciti a identificare, quindi oggi abbiamo chiuso sostanzialmente una nota tecnica, quelli più promettenti, che sono sostanzialmente dei tessuti non tessuto di materiale di polipropilene o in seconda battuta di poliestere, opportunamente stratificati e con una grammatura particolare. La nota tecnica permette una volta divulgata, e stiamo contattando tutte le aziende per dargli queste indicazioni, di avere una chiara indicazione su che cosa è adatto e che cosa è abile per filtrare. Naturalmente questo ci ha dato una grande esperienza anche per dire quello che non è adatto. Tu hai giustamente detto, attenzione a non produrre mascherine che sono dei semplici fazzoletti, che quindi ci sembra di proteggerci, in realtà questo non lo fanno. Questo sarebbe veramente controproducente, quindi in questa nota tecnica diamo anche indicazione su quelli che sono i materiali che oggi non sono adatti, ovvero non sono in grado di dare la possibilità di respirare, nello stesso tempo di proteggere il particolato, vuol dire sostanzialmente le goccioline che noi naturalmente emettiamo durante la respirazione, che quindi in qualche maniera andrebbero nell'aria. A fianco a questo abbiamo una specifica di prova che permetterà quindi di fare un rapporto di prova che non è una certificazione, ma è un rapporto di conformità tecnica, e che quindi permetterà alle aziende poi di presentarle all'Istituto Superiore di Sanità per fare quel processo che tu avevi in qualche maniera già preannunciato, non di certificazione, ma di possibilità poi di andare sul mercato una volta che l'istituto darà il via libera. Però naturalmente almeno hanno della documentazione redatta da un ente terzo come il Politecnico, che gli permette quindi di autocertificare la validità del prodotto. Non so se ci Grazie. sono Stiamo altri. valutando anche, lo voglio dire, la possibilità di esplicitare questo attestato di conformità, di idoneità predisposto dal Politecnico, prevedendo che chi produce con i materiali che il Politecnico ci ha indicato essere adeguati possa avere una sorta di marchio approvato dal Politecnico di Milano, da Regione Lombardia. Su questo saremo più precisi, concluse le verifiche anche di natura giuridica, nei prossimi giorni. Ma lo facciamo per una ragione, e su questo chiedo anche al professor Resta di essere ancora più esplicito. Attenzione, non tutte le mascherine
che si sono messi a produrre con grande slancio e generosità tanti operatori sul territorio, hanno un'effettiva capacità protettiva. Quindi, benché il decreto consenta ai cittadini di poter utilizzare anche mascherine non idonee, non lo consente per gli operatori sanitari e per i lavoratori che sono ancora sul posto di lavoro. Ma noi, come Regione Lombardia, vogliamo favorire anche fra i cittadini la diffusione prevalentemente, se non esclusivamente, di mascherine chirurgiche e di altri dispositivi di protezione che hanno le caratteristiche di idoneità per essere effettivamente protettive. E abbiamo avuto già un primo risultato, vorrei far vedere il risultato di questa prima settimana di lavoro, ha già consentito di avere un esempio di una mascherina prodotta da una impresa lombarda che ha riconvertito un impianto che precedentemente produceva pannolini per produrre delle fasce filtranti con i materiali che il Politecnico ha ritenuto idonei e questa impresa sarà in grado già da lunedì di produrre 250.000 pezzi al giorno, che non avranno i problemi degli acquisti dall'estero che, come avrete visto, restano fermi in frontiera, restano fermi in dogana, vengono bloccati dai paesi produttori. Questa è una filiera di imprese riconvertite per servire un'emergenza sul nostro territorio. Se ne aggiungeranno tante altre. Confindustria Bergamo ci ha comunicato di avere organizzato una filiera nella propria provincia. Bergamo è la provincia più colpita, che sarà in grado da lunedì di produrre 10.000 mascherine e a crescere fino a 100.000 al giorno. Quindi ci stiamo organizzando perché, grazie all'expertise del nostro territorio, si possa rispondere a una necessità reale. Chiederei ancora al professor Resta una parola definitiva sulla necessità di non utilizzare prodotti che non proteggono. Assolutamente, tra l'altro noi oggi abbiamo contatti tramite noi, tramite Regione, con diverse aziende e possiamo anche accompagnarle per avere dei prodotti migliori. Oggi abbiamo tre aziende che fanno materiale, diverse aziende che hanno tecnologie, una filiera, anzi due filiere sono pronte, sono quelle che l'assessore Cattaneo ha già iniziato a segnalare. Continueranno a esserci queste opportunità, quindi continueremo a matchare, quindi a combinare chi fa materiali corretti e chi fa tecnologia corretta. Naturalmente noi saremo un po' rigidi nel dire che in qualche maniera i materiali non sono adatti, non perché non vogliamo non bocciare qualche azienda, ma perché dobbiamo garantire che queste mascherine sono protettive. Se è vero come è vero che stiamo dicendo che l'unico modo per contenere il contagio è l'isolamento, e quindi tutti noi dobbiamo rimanere a casa, è vero che quando dobbiamo uscire dobbiamo essere sicuri di essere comunque isolati, perché altrimenti la nostra uscita non è sicura né per noi né per chi c'è a fianco, ma né per tutto il sistema dei nostri cittadini, il sistema sanitario e gli ospedali. Quindi dobbiamo essere sicuri che l'isolamento ci sia anche quando andiamo a fare la spesa e quando siamo sul posto del lavoro per quei servizi essenziali che in qualche maniera siamo costretti ad avere. Il prodotto deve essere quindi in qualche maniera sicuro di filtrare le goccioline della nostra respirazione. Questa è la prova, detta veramente più semplicemente possibile, che noi stiamo facendo e siamo in grado di farne diverse decine al giorno e quindi siamo in grado di dare subito dei responsi immediati alle aziende che pensano di produrlo. Quindi rivolgetesi alla Regione, stanno collettando tutte le iniziative insieme alle Confindustrie locali. Le proviamo rapidamente, quindi siamo certi di mettere sul mercato dei prodotti che in qualche maniera sono utili al contenimento del contagio, che poi è l'unico obiettivo che in questo momento ci stiamo prefiggendo. Sottolineo, Raffaele, che queste prove sono a titolo completamente gratuito, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di onere da parte dell'azienda se non far arrivare i propri provini presso il laboratorio. Grazie, grazie davvero al Rettore del Politecnico e ai suoi collaboratori, professori che ci hanno dato davvero una mano straordinaria. Ricordo, per non intasare il Politecnico, che noi facciamo dalla Regione un lavoro di filtro delle segnalazioni che ci arrivano in modo da identificare quelle che poi hanno le caratteristiche per essere affidate alle valutazioni del Politecnico. Ricordo l'indirizzo email dpi
acronimo di dispositivi di protezione individuale, DPI, coronavirus, tutto attaccato, @regione.lombardia.it. Chi vuole segnalare la propria disponibilità produttiva, i propri materiali, la propria capacità di mettersi a disposizione di questo lavoro di riconversione, lo faccia per favore a questo indirizzo di posta elettronica. Grazie. Benissimo, benissimo, ringraziamo veramente Raffaele per questo grande lavoro di coordinamento e il Politecnico di Milano, Ferruccio Resta. Come vedete ci mettiamo qualche giorno in più, ma perché il lavoro della Lombardia è un lavoro di grande serietà e quindi il prodotto che si vuole in qualche modo legittimare è un prodotto che abbia tutte le caratteristiche a tutela dei singoli. Arriviamo invece a quella che è il nostro aggiornamento quotidiano. Ci avevano detto gli esperti che i giorni più duri sarebbero stati sabato e domenica, il 13° e il 14° giorno dall'introduzione insomma effettiva delle misure di contenimento, e devo dire che ahimè gli esperti avevano ragione, nel senso che i dati che oggi proponiamo sono tutti dei dati in forte crescita. Siamo arrivati a 25.515 positivi con un incremento di 3.251, abbiamo 8.258 nostri concittadini ospedalizzati con una crescita di 523 e quindi anche questa è una crescita significativa. Sulle terapie intensive siamo a 1093 occupati da pazienti Covid, ma abbiamo un'occupazione, abbiamo circa 1250 posti letto in terapia intensiva, altri occupati o da pazienti che sono in attesa dell'esito del tampone o da persone ordinarie, quindi gli spazi ancora ci sono, ma sono veramente sempre meno capienti i posti letto in terapia intensiva. Abbiamo un incremento, questa è una bella notizia tra le tante che oggi vi devo raccontare: 2139 sono i pazienti che sono stati dimessi, quindi guariti clinicamente in attesa della negativizzazione del tampone, quindi le persone che entrano in un ospedale per essere curate sono veramente molte, ma c'è anche un buon numero di persone che inizia dopo ormai a essere dimesso, quindi passa il proprio periodo. Ne abbiamo anche un numero abbastanza significativo che va in terapia intensiva ed esce dalla terapia intensiva, circa il 20% di coloro che sono trattati in terapia intensiva esce dalla terapia intensiva, è già uscito perché il tempo di permanenza in una terapia intensiva varia tra i 15 e i 20 giorni, ci dicono gli esperti, quindi ne iniziamo a avere un numero anche non trascurabile che ne esce in maniera positiva. E abbiamo qualcuno che viene dimesso. Abbiamo raccontato in quest'ottica sempre qualche giorno fa del famoso paziente 1 di Mattia, che era uscito dalla terapia intensiva. Bene, Mattia sta molto meglio e nei prossimi giorni, entro diciamo la fine del weekend, al più tardi lunedì, sarà dimesso. Quindi ormai è proprio questione di ore per il paziente, per colui che noi abbiamo definito il paziente 1. Crescono in maniera significativa anche i decessi, siamo arrivati a 3.095 nella sola regione Lombardia con un incremento di 546, e questo è sicuramente il dato che ci fa più male, una crescita così importante di persone decedute. Speriamo veramente che tutto quello che noi stiamo mettendo in campo, anche come responsabilità individuale, ci possa portare presto a vedere un rallentamento. I tecnici avevano detto che dopo domenica, quindi da lunedì in poi, dovrebbe essere il momento in cui notiamo una riduzione dei contagi. Questo è quello che speriamo, per il quale tifiamo fortemente, e mi raccomando, noi dobbiamo continuare a essere estremamente diligenti, anzi a esserlo sempre di più, perché
più la battaglia si fa dura, più vediamo che si fa fatica a far scendere questa linea, a ridurre i contagi, più dobbiamo essere assolutamente determinati nel nostro proposito. Quindi questo è un obiettivo che deve essere di tutti. È chiaro che con una crescita così alta, più di 3.251 i soggetti positivi in un giorno, sono molto cresciuti anche i dati provinciali. Siamo a Bergamo a 5.869 con una crescita di 715 pazienti, a Brescia 5.028 con una, siamo a più 380, Como 452 più 72, a Cremona 2.733 più 341, Lecco 818 più 142, Lodi 1693 più 96, quindi vedete che alla fine non c'è niente da fare, la strada della forte responsabilizzazione nel caso della zona rossa e dell'Odigiano imposta in quei primi giorni, ma che oggi abbiamo esteso, no, in qualche modo a tutta la regione, è la strada maestra, perché il numero delle persone contagiate in una giornata in cui tutti i numeri crescono in maniera molto forte, sull'Odigiano cresce pochissimo, no, in percentuale. Quindi questa è la dimostrazione che la strada era giusta. Monza e Brianza è una di quelle altre realtà in cui il contagio si sta sviluppando, più 268, e la provincia di Milano è arrivata a 4.672 con una crescita di 868. Nella sola città di Milano siamo a 1.829 più 279, che è un dato alto, ma è un dato che è inferiore a quello degli ultimi degli ultimi giorni, no? E quindi questo è un elemento su Milano, e devo dire che anche i dati della voce dei nostri pronto soccorso della città di Milano evidenziano una stabilità in queste ore. Anche il tampone è la fotografia di qualche giorno fa, perché una persona arriva in pronto soccorso, viene fatto il tampone viene mandato al centro, e quindi anche la fotografia che noi vediamo oggi non è la situazione di oggi, ma è la situazione almeno di un paio di giorni fa. Quindi le notizie che ne abbiamo, soprattutto della zona milanese, è di una maggiore stabilità. Quindi io confido che su Milano i dati tra domani e lunedì inizino a ridursi, perché questo è il polso che noi abbiamo del territorio. Continua l'azione dei trasferimenti, sono 27 i trasferimenti che sono stati compiuti oggi, chiaramente siamo a 250 ormai, e è evidente che gli spazi anche nelle strutture ospedaliere, le cosiddette case di cura che non hanno il pronto soccorso, o nell'RSA non è infinito, e quindi il numero delle persone che riusciamo a spostare trova ormai delle dimensioni abbastanza contenute, o comunque non più come i primi giorni in cui abbiamo in un giorno spostato 90 persone. Alcuni altri elementi importanti e anche positivi: abbiamo notato come comunque c'è una società civile, un mondo produttivo che si sta stringendo attorno alla regione. C'è una grande atto di generosità da parte di tutti, chi può dare e donare pochi euro, chi mette a disposizione la propria attività di volontario, e chi invece fa azioni e gesti economicamente molto più significativi. Vi abbiamo raccontato e vi hanno raccontato le importanti donazioni che sono state fatte, sia con riferimento all'ospedale in fiera, sia con riferimento all'acquisizione dei respiratori portatili, di tutti i device di cui abbiamo bisogno. Sono arrivate anche tante mascherine, dobbiamo dire, che ci sono state donate, a partire dalla comunità cinese milanese, al comune di Shanghai, a tanti altri, da singoli cittadini. Un'altra bella cosa è quella di Huawei, che in partnership con Fastweb ha donato 250 tra tablet e smartphone alle strutture ospedaliere della Lombardia, consegnando 250 dispositivi a Regione Lombardia. Quindi i dispositivi saranno a disposizione nei prossimi giorni dei malati affetti da Covid-19, in modo da permettere la comunicazione e la vicinanza, benché virtuale. Tutti i dispositivi saranno dotati quindi di SIM, e voi avete visto che una delle cose più strazianti di questa maledetta
infezione, di questa emergenza sanitaria, è che le persone vengono isolate perché sono infettive, non vedono quindi più i loro parenti per molto tempo e ahimè molte di queste persone che magari soffrono molto e alcune addirittura muoiono, lo fanno senza avere il conforto di un loro caro. Abbiamo raccontato del grande valore di quello che fanno questi straordinari uomini e donne che sono i medici e gli infermieri, che sono coloro che portano quel sorriso negli occhi o quella stretta di mano che non può essere data da un parente, riescono a sostituirsi anche in una con l'affetto e con un gesto di attenzione ai parenti, ai figli, ai genitori in quei momenti. Ecco, abbiamo anche raccontato di alcune delle nostre aziende che si sono ingegnate proprio attraverso l'acquisizione di tablet o nel consentire al malato di vedere il proprio caro in videoconferenza, ormai con Skype piuttosto che con FaceTime o tante altre opportunità. Ecco, oggi Huawei e Fastweb ci regala 250 tablet, smartphone e SIM per consentire a 250 persone di rimanere in collegamento con la propria famiglia. Questo è uno di quelli dei grandi gesti di questa nostra società e li ringraziamo moltissimo. I medici cubani, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, sono un'altra straordinaria opportunità che arriva sul nostro territorio. Ieri abbiamo inaugurato l'ospedale da campo della Samaritan Purse, che è già ampiamente operativo. I medici cubani sono in aereo, o meglio lo saranno tra qualche ora, arrivano domani alle 18.30 a Malpensa, quindi stanno espletando le ultime formalità prima di imbarcarsi e li andremo a prendere, li porteremo direttamente a Crema. Siamo già in contatto con il direttore generale, che mi ha detto che lunedì già inizieranno, dopo un piccolo momento di formazione, a operare e a lavorare nell'ospedale da campo, che sarà pronto entro domani. Quindi anche qui noi tutto quello che possiamo fare in termini di efficienza, di operatività, di tempestività per continuare a dare una risposta sanitaria, soprattutto in quelle realtà che oggi sono completamente sature, lo stiamo facendo e lo stiamo mettendo in campo. Un altro tema importante era quella della protezione degli MMG e del nostro personale sanitario. Domani convocheremo una giunta straordinaria per approvare alcune delibere. In una di queste parleremo del percorso di presa in carico sul territorio dei pazienti, ma ve lo racconterò domani. Ma sarà anche previsto il fatto di fare i tamponi ai medici di medicina generale, e quindi gli metteremo a disposizione alcuni ambulatori gestiti dalle ATS con la disponibilità per fare i tamponi, e anche dell'attenzione della presa in carico di tutto il personale all'interno degli ospedali, con un rilevamento quotidiano del loro stato di temperatura e con quindi i tamponi per tutti coloro che hanno più di 37 di febbre. Quindi un modo anche qui per tutelare, monitorare e garantire la qualità della salute del personale sanitario, che è veramente sul fronte. Quindi queste sono le notizie di oggi. I dati, ahimè, sono quelli che vi abbiamo raccontato, non sono dati che ci devono buttare nello sconforto, ma ci devono portare ad una ancora più forte determinazione. Sappiate che il governatore Fontana sta ragionando in maniera molto importante sulle mosse da prendere, ma quello che possiamo fare noi, quello che può fare ogni cittadino, è altrettanto più importante di ogni ordinanza della regione, piuttosto che ogni decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questa è una battaglia che noi dobbiamo vincere. E quindi ognuno di noi deve mettersi nella condizione di vincere la grande sfida, di non essere contagiato o di non contagiare nessuno. Questo è l'imperativo che noi dobbiamo ripeterci giorno dopo giorno, perché non possiamo accettare che il coronavirus pieghi ulteriormente la nostra Lombardia, il nostro paese. E quindi mi raccomando, grande determinazione, rimaniamo a casa, utilizziamo tutti i mezzi di protezione individuale, tutti gli accorgimenti possibili, e dimostriamo che siamo più forti del virus.
Riprendo un attimo la parola E rimetto anche il cappello da assessore all'ambiente per questa comunicazione, perché in questi giorni in cui dobbiamo tutti quanti da casa fare quello che ci ha appena detto l'assessore Gallera, abbiamo anche molto tempo per leggere le notizie che circolano e abbiamo visto che circolano anche tante fake news da cui dobbiamo difenderci, perché moltiplicano un allarmismo di cui non abbiamo bisogno. E ci sono anche notizie che vengono diffuse senza un adeguato supporto scientifico. Ecco, nei giorni scorsi ne è circolata una, quella che le aree con una maggior presenza di polveri sottili nell'aria, di PM10, di particolato fine, erano le aree più esposte, perché il PM10 era ritenuto da un'indagine di alcuni ricercatori un elemento di diffusione del Covid-19. Mi fa piacere poter comunicare che quest'oggi c'è una nota della Italian Aerosol Society, della Società Italiana di Aerosol, che raggruppa circa 150 ricercatori ed esperti di varie università italiane, ma anche di enti di ricerca, delle agenzie di protezione dell'ambiente, del settore privato, che hanno voluto fare una comunicazione per dire che non è affatto dimostrata l'associazione tra inquinamento da polveri sottili, da PM10 e diffusione del Covid-19. Non è dimostrata perché non ci sono ancora dati sufficientemente chiari, e quindi qualunque induzione che dice il contrario, che dice che c'è una correlazione, è eccessiva, ma in particolare la Società Italiana di Aerosol dice esplicitamente, lo potete trovare sul sito di iasaerosol.it, che lo studio di questi ricercatori è uno studio lacunoso, deficitario dal punto di vista del metodo, e che appunto non dimostra alcun nesso di causalità, e quindi invita a non diffondere informazioni allarmanti. Anche rispetto alla necessità di introdurre misure restrittive di contenimento dell'inquinamento, io voglio ricordare che noi continuiamo a mantenere valide le misure restrittive che già sono attive, però voglio anche qui smontare quella che forse è stata una correlazione un po' semplicistica e facile da fare. Poiché c'è meno traffico, ci sono meno persone in giro, allora anche la qualità dell'aria è migliorata. Sì, è certamente vero, ma non c'è una correlazione diretta. Ieri, per esempio, abbiamo avuto dei dati che, nonostante il traffico sia fermo da giorni, ci hanno detto che nelle province di Pavia, Lodi e Cremona i valori sono stati sopra i 50 microgrammi per metro cubo di PM10, che sono, come sapete, la soglia limite imposta dall'Unione Europea. Dunque, anche qui abbiamo bisogno di indagini più approfondite, che sono in corso. La nostra Agenzia Regionale di Protezione Ambientale sta verificando tutti questi dati. Questa situazione straordinaria è anche un'occasione per capire bene l'effetto sull'inquinamento del traffico e delle nostre attività normali. La vogliamo usare anche a questo scopo, ma non diffondiamo notizie allarmistiche che non sono scientificamente provate. Non preoccupate di nulla. Perché ogni cosa andrà bene, which means don't worry about a thing, because every little thing will be alright. 意大利的朋友们，你们好，我是中国深圳实验学校高中部的涂老师。意大利加油，世界加油。Hello, Italian friends. Please believe that everything is going to be alright. We are in Italian, still in Italy. Ciao, my dear friends in Italy. I knew that you are fighting against the coronavirus now. I sincerely bless you guys and hope you can overcome it as soon as possible. And don't be afraid, because we are all fighting together. Siamo insieme. Hello, my friends in Italy. Recently, we are all fighting against the coronavirus. I believe that as long as we work together to prevent the epidemic, we will eventually overcome this difficult time. Just take action right now. We are all fighting together. Let's get together to fight against the virus. Forza, Italia. Hello, my dear friends.
non really mai for the Italia. Andiamo, stick together and we can win this battle. Siamo insieme. For the Italia, I believe we can overcome this epidemic together. For the Italia, siamo insieme. Hello, my dear friends. As an old saying goes, if winter comes, can spring be far behind? I believe you will overcome the epidemic soon. Siamo insieme. Vieni in Italia, 中国加油, stiamo insieme. Forza Italia, siamo insieme. Forza Italia, siamo insieme. Rifondimento Italia, siamo insieme. Hello, my dear friends in Italy. I know you are having a dark time now, but please be patient. The bright future will come soon. Siamo insieme. Forza Italia, siamo insieme. Forza Italia, siamo insieme. For the Italia, siamo con voi. We shall be with you in spirit. 加油! Tutto entra bene. Forza Italia, credo che tu possa farcela. E forza chi ce la fa, Italia? Superare le difficoltà insieme. Vieni Italia, siamo insieme. Siamo insieme. Forza Italia, siamo insieme. Tutto andrà bene. Tutto andrà bene. Buonanotte. Siamo insieme. Tutto andrà bene. Solidarietà è superamento delle difficoltà. Forza Italia, siamo con voi. Siamo insieme. L'Italia, dei. Progrediamo insieme, andiamo insieme. Hello guys, I'm a student from Shenzhen, China. We are a union fighting against the virus. Don't be afraid and China will always support you. We are gonna to win this war in the end. We will definitely win this war. Believe in yourself. Forza Italia. Hello, my dear friend in Italia. The suffering will end up. Let's wait a beautiful day together. Forza Italia. Dear Italian friends, I know you are in a dark time right now, but believe that the victory will come soon. Forza Italia. There's a Chinese saying, when disaster struck, help comes from all sides. We Chinese are with you. 加油, Italy! Forza Italia! Hello, my friends in Italy. I know we are all facing a dark time right now, but I'm sure we'll get over it as long as we work together. Forza Italia! Forza Italia! Forza Milano! Forza Italia! Hello, the people from Italy. Now the situation is urgent, but I'm sure that you can win the epidemic world. Come on, Forza Italia. Forza Italia, Italy 加油. Forza Italia, let's work hard together and overcome the epidemic. Forza Italia. Forza Italia. I hope that we will soon usher in the victory of the epidemic. I
before long, we can all return to the south. Forza Italia. Forza Italia. Hi, this is Dolores here. We Chinese will stand together with you in this tough time. So, we'll finally get over it. Forza Italia. Fighting! Hello, my dear Italian friends. I'm sorry to hear that you are facing a hard time right now because of the coronavirus. But don't worry, we are standing together. I hope we Chinese people and Italian people will beat the virus till the end, finally. 加油，意大利 ！Forza Italia！ Forza Italia！ Forza Italia！ We'll win together. Crudo suo